Buonasera a tutti. Puntata numero 48 di Città a Confronto. Nella puntata di stasera vi racconteremo in punta di piedi l'Odissea di Giacomo. Giacomo Fidone di Scicli ha 24 anni ed è affetto da fibrosi cistica del pancreas. Vive a Scicli insieme alla sua famiglia. Vi presento subito gli ospiti della puntata. Dalla sinistra troviamo Daniele Lalota, delegato responsabile Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica per le province di Ragusa e Siracusa. Buonasera. Grazie, grazie per essere stasera qui con noi. Poi Gianni eh, Fidone, è il padre di Giacomo. Buonasera anche a lei, grazie per essere stasera intervenuto in trasmissione. E poi il vice sindaco, assessore ai servizi sociali della città di Scicli, eh, Caterina Riccotti. Buonasera, grazie anche a lei per aver partecipato, detto subito sì, alla uh, trasmissione per uh, parlare di, di questo argomento che è di strettissima attualità. Eh, nel corso della puntata sentiremo attraverso un contributo video anche Giacomo. Uh, Fidone che ci racconterà la sua odissea in uh, tre minuti. E il giovane ha subito uh, diversi interventi chirurgici, ricoverato in terapia intensiva presso l'ISMET di Palermo. Due mesi fa ha subito il trapianto di polmoni, adesso si trova a sostenere altri interventi delicati. Uno è stato proprio nei giorni scorsi. Vi invito a togliere la mascherina così potete tutti e tre intervenire in maniera... Uh, Molto più agevole, molto più semplice. Eh, a Gianni Fidone eh, comprendiamo, eh, abbiamo anche pubblicato noi della testata un servizio in cui raccontiamo la storia, la vicenda che dura da 24 anni di, di Giacomo. Eh, sono stati. È stato un Calvario, no? è stato detto eh, più volte. Eh, possiamo sintetizzare in, in pochi minuti eh, la storia di, del figlio? Giacomo. Certo. tanto buonasera a tutti di nuovo e grazie. Giacomo nasce a Ragusa e alla nascita si sono accorti subito di un'occlusione intestinale. Hanno fatto subito il test del sudore e si sono accorti che aveva la fibrosicistica. È stato trasferito in emergenza a Catania, al Garibaldi di Catania, dove è stato operato la, il primo intervento di i Leo Damiconio hanno messo il salchettino laterale. Da quell'intervento le cose si sono complicate. E dopo qualche giorno abbiamo messo firme e siamo andati al Gaslini di Genova, sì. dove siamo rimasti per sei mesi perché ha subito altri due interventi al Gaslini. Dopo questi sei mesi siamo usciti dall'ospedale, siamo ritornati a casa mh, e loro stessi ci hanno messo in cura all'ospedale dei bambini di Palermo. Giacomo, sin da piccolo, dall'età infantile, è stato sempre sotto cura a que in quell'ospedale. Certi problemi da piccolo, sin da quando diciamo, incomin incominciava ad andare a scuola all'elementare, i problemi erano proprio quelli. Eh, praticamente lui doveva espellere questo, sì. questo muco. Eh, lo fa in, in dei bicchieri. In dei bicchieri sterili, però giustamente la tosse viene in qualsiasi momento e quindi la faceva anche in classe e già l'imbarazzo, diciamo, o oh, lo sguardo dei bambini, certo, dei compagnetti, il disagio. Lo, il disagio, lo mettevano a disagio, c'era questa storia, diciamo così. Man mano che cresceva questa cosa veniva notata anche dalle persone, no? In spiaggia oppure a lungomare, in piazza, man mano che usciva, gli veniva il colpettino di tosse il gesto era quello era, non è che si poteva nascondere la famiglia certamente lei diceva l'ha seguito costantemente ogni giorno, quotidianamente certo. è chiaro che eh, a parte le energie no, fisiche, mentali dei familiari eh, sono state spese diverse eh, di, mh, dal punto di vista c'è stato una, un consumo un dispendio di, anche sì. di forze economiche insomma e oggi eh, la situazione poi magari la malattia la capiremo meglio attraverso Daniele la Lota eh, che è, appunto conosce eh, molto bene la, la, la malattia ce la spiegherà piano piano eh, voi negli anni avete accumulato dei debiti no? perché eh, non è roba da poco quotidianamente per tutti questi anni eh, sostenere eh, il figlio in questa eh, malattia eh, Gianni Fidone sì. Nel corso degli anni, praticamente, le visite che sono partite da due o tre visite l'anno eh, sono finite una visita al mese. Quindi, io tutti i mesi dovevo portare Giacomo in ospedale, eh, mettendoci la giornata di lavoro che si perdeva, giustamente, e lo stare là a Palermo e una volta al mese si fa pesante, si fa. Per questo arrivati ad un certo punto sono stato costretto a, a chiedere aiuto economico e siamo arrivati diciamo, a, a fare questa richiesta di donazione. Questa richiesta di fondi è partita da diverse settimane e intanto sì. ha prodotto certamente risultati eh, positivi. Eh, che cosa, eh, a che cosa serviranno questi soldi? Certamente a dare una serenità economica eh, al figlio Giacomo. Sì, certamente, soprattutto per Giacomo servirà questa richiesta d'aiuto, eh, a parte a coprire qualche debito che ho io, certo. eh, però è soprattutto per Giacomo per dare una tranquillità perché il ragazzo non è che può andare a lavorare, eh, anche se percepisce un'indennità di frequenza e un accompagnamento però le spese sono tante sono da sostenere e io essendo un bracciante agricolo non arrivo sinceramente a coprire tutto questo certo, certo. Eh, parleremo poi dopo magari eh, del modo come è possibile fare poi la eh, donazione lo, lo accenniamo ora e poi lo diciamo lo ricordiamo in chiusura Gianni Fidone sì. La donazione si può accedere sul link eh, oppure sul mio IBAN eh, che poi mostreremo. Certo, certo, certo. Eh, metteremo eh, anche poi in sovraimpressione questi elementi che potranno poi consentire a chi ci segue di poter esprimere la donazione. Stacchiamo intanto e andiamo direttamente dal vice sindaco, dall'assessore ai servizi sociali. Lei da subito ha chiamato, ha telefonato al papà di Giacomo, che abbiamo appena sentito, a Gianni Fidone, dicendo insomma che il comune c'è. Eh, ecco in che modo si può aiutare questa, questa famiglia che è in eh, difficoltà? L'abbiamo appena sentito, poi presto capiremo eh, proprio eh, tutto eh, quanto riguarda eh, l'aspetto eh, della malattia, insomma. Caterina Riccotti, sì, ho sentito il governo, ma anche di tutta l'amministrazione, essendo stata raggiunta ecco, dalla notizia, dall'appello che ci ha molto colpito di, di subito mettermi in contatto e parlare con, una, con il signor Gianni, col papà di Giacomo, innanzitutto doverosamente per ascoltare, quindi cercare di capire quali erano le esigenze e i bisogni, anche per fare poi un po' da coordinare le tante, tante richieste d'aiuto di altri enti del terzo settore, le, tutte le numerose associazioni che compongono il patto di solidarietà diffusa. Che si sono attivate, ma anche gli esercizi commerciali, la Caritas, non vorrei dimenticare nessuno perché veramente sì. il cuore grande, la rete solidale del Comune di Cicli, della, della città di Cicli, come proprio una comunità che quindi come una famiglia no? si è veramente attivata. Quindi ho sentito doverosa anche un po' istituzionalizzare nel senso di potermi fare portavoce, rappresentare anche la serietà. Eh, la dignità, la serietà, il bisogno di aiuto di questa famiglia, ma al contempo l'importanza anche è quella di sensibilizzare su questa malattia, sull'importanza anche di raccogliere fondi per, per la ricerca e quindi eh, fare, fare la nostra parte. Il Comune sì. si è già attivato, infatti siamo, siamo in contatto, oltre che ribadisco, coordinare un po' tutta la, la rete che con, con spontaneità e senso di comunità appunto la città di Scicla espresso più tardi parleremo di servizi sociali faremo un po' il punto delle persone che necessitano di una certa assistenza anche uscendo da questa malattia eh, prima di sentire eh, Giacomo attraverso un video che ha inviato in redazione un video di tre minuti le volevo chiedere eh, vice sindaco se a scicli ci sono altre, altri casi di persone affette da fibrosi cistica ci sono altri casi, eh, in questo caso un'età diciamo minorie d'età, eh, quindi dei, dei bambini, eh, o altri casi comunque, ahimè, di, di tumori anche molto aggressivi che richiedono delle, delle cure eh, fuori dalla Sicilia. In questo caso ci siamo mh, proprio attivati come servizi sociali attraverso il lavoro sì. degli assistenti sociali. Eh, diciamo coordinandoci con le assistenti sociali ospedaliere dell'ospedale proprio per creare una rete anche di tutte le esenzioni anche per quanto riguarda l'ospitalità perché appunto questi controlli continui, gli interventi, le terapie richiedono poi dei soggiorni molto lunghi e costosi. E il discorso anche invece quando è loco, quando è all'interno della Sicilia, dare un supporto attraverso il trasporto, perché a volte è necessita un trasporto appunto. Agevolato, ecco, che, che abbia tutti insomma, i crismi dell'accompagnamento e quindi riusciamo. Poi, ovviamente, bisogna sempre individualizzare, eh, quindi capire il tipo di, di bisogno. Al di là della, del bisogno e del supporto necessario da un punto di vista economico, a volte invece per determinate. Le patologie serve un supporto invece in termini assistenziali e in quel caso appunto ci si attiva. Molti sono proprio servizi socio-sanitari, quindi che sono integrati insieme anche appunto all'ASP. Va bene così per questo primo passaggio, poi torneremo a parlare di servizi sociali in città e di un altro caso che lei eh, ha attenzionato nelle scorse settimane. E andiamo subito oh, dalla regia e chiedo a chi la guida, Vincenzo Puccia, di far vedere questo appello di eh, Giacomo Fidone. Sentiamolo. Salve a tutti, mi chiamo Giacomo Fidone e sono un ragazzo affetto da cistica. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto una donazione. Questa raccolta fondi servono per eh, recuperare tutte le spese che mio padre ha dovuto affrontare per 24 anni, dividendosi con eh, parenti e banche, perché non ha potuto soffrire della legge 104 essendo bracciante agricolo con un contratto a tempo determinato e a coprire anche le spese che in questo momento noi stiamo affrontando eh, perché mia madre ha circa due mesi che si trova a Palermo per stare qui con me. Io ho percepito per i primi due anni di vita l'invalidità e l'accompagnamento ma dopo eh, me l'hanno tolta e ho percepito solo il 75% eh, di invalidità, che era di circa 279 euro. Da un anno qua, eh, visto le mie condizioni gravi, portavo anche l'ossigeno eh, fino a due litri e mezzo e quant'altro, eh, mi hanno ridato l'accompagnamento. Poi il giorno 10 aprile ho ricevuto la chiamata dall'ISMET perché erano arrivati i polmoni per me. L'intervento è durato dici, circa 7 ore, eh, ma sono stato addormentato eh, per 28. Ma purtroppo dopo circa 20 giorni ho avuto un blocco intestinale eh, sul lato destro chiamato ileo da meconio. Sono stato a digiuno per 15 giorni e quando ho iniziato a mangiare mi si è creato un buco nell'intestino sul lato sinistro, quindi sono rientrata in sala operatoria per la terza volta. E mi hanno messo la seconda astomia e il tranaggio. E ora dovrei fare gli ultimi due interventi, per, si può dire per riprendermi e stare bene. E a due mesi che sono qui. A Palermo eh, non so ancora per quanto tempo ne ho. Il mio sogno è a parte quello di stare bene, vivere come tutti i ragazzi e avere una famiglia e anche aprirmi un negozio i-fire cartooning. Nonostante io sia stato trapiantato, eh, la fibrosi cistica continuerà ad esistere. Quindi mi trovo a sottoporre a terapie quotidiane. E controlli e ricoveri mensili. Grazie. Abbiamo visto il video di Giacomo Fidone, possiamo quindi ripartire con la trasmissione in studio. Intanto c'è Gianni Fidone che voleva dire qualcosa in studio. Prego. Sì, una cosa che non ho fatto fino ad ora e ne approfitto praticamente io voglio ringraziare quella famiglia la famiglia di quella ragazza che non ce l'ha fatta e hanno donato gli organi hanno dato vita a mio figlio grazie non li conosco perché non ce li fanno conoscere ma grazie grazie di cuore d'accordo possiamo andare certamente avanti prima parlavamo di una piattaforma attraverso cui fare le donazioni eh, è GoFundMe eh, Com, lo potete fare tranquillamente, poi magari più tardi vedrete anche l'IBAN della famiglia. Andiamo da Daniele eh, Lalota. Daniele Lalota lo ripresento di nuovo, è il delegato responsabile della Fondazione di Ricerca Fibrosi Cistica per le province di Ragusa e Siracusa. E allora, ehm, cerchiamo di entrare nel, nel merito eh, di questa Purtroppo malattia, la fibrosi cistica è una malattia genetica grave, io sto eh, leggendo alcuni appunti che colpisce molti organi, soprattutto polmoni e pancreas, è proprio il danno ai polmoni che determina la qualità e la durata della vita di chi ne è affetto perché porta alla impossibilità di respirare. Sono esatti questi appunti esatto, che ho preso? Esatto. La Lota. Salve a tutti, io preferisco chiamarmi il papà di una ragazza di 23 anni affetta di fibrosigistica che quando nelle famiglie nasce un problema genetico dove alla nascita ti, ti dicono non c'è nulla da fare, un genitore ha l'obbligo di aggrapparsi a qualsiasi cosa affinché dà sostegno sia al figlio sia all'oggi e sia al domani che la ricerca nel caso della fibrosigistica. Allora, la fibrosigistica è la malattia genetica, come tu hai detto, la più diffusa, grave. Colpisce organi, appunto come dicevi, i polmoni e il pancreas, viene ereditata dai genitori che trasmettono una copia del gene mutato al bambino sì. e entrambi i genitori essendo portatori sani la maggior parte delle volte all'insaputa di loro stessi perché c'è poca conoscenza c'è poca diffusione una coppia di entrambi i portatori sani di questo gene mutato causa su quattro gravidanze una gravidanza il 25% nasce un figlio malato di fibrosicistica perché ha entrambi i geni modificati, se invece ha un gene solo modificato è portatore sano, potrebbe essere anche sano con tutti i due geni sani. Il, e allora questo gene determina, determina l'accumulo di un muco denso nei polmoni, disidratato, che, che cosa comporta? Comporta l'otturazione dei bronchi e la facilità di, nei polmoni stessi di, di, di svilupparsi infezioni polmonari e infiammazioni croniche. La malattia non c'è ancora la guarigione, è una malattia che si nasce e si arriva fino a quando si arriva e non dà possibilità di guarigione. Le cure sono estenuanti per tutta la vita. Eh, sono cure molto pesanti. Eh, io, io generalmente per capire, essendo non sono un medico, ma per, dare che, per far capire a chi ci ascolta che cos'è la fibrosigistica, dico semplicemente che mia figlia ogni anno prende mediamente 8.000 pillole in un anno, fa 1250 sedute di fisioterapia respiratoria, 1250 sedute di Aerosol terapia e circa 800 cicli di antibiotici in vena. Chi ha la fibrosicistica deve cu curarsi tutti i giorni, per tutta la vita, senza fare sconti né a Natale né a Ferragosto. Le cure si devono fare sempre. Esiste una cura che porti alla completa eh, guarigione e chi, chi soffre di questa malattia? Ancora no. Noi ancora la guarigione non c'è e il ruolo della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica è quello di sostenere la ricerca affinché si possa trovare la cura de, de definitiva, la guarigione. Passi importanti ne abbiamo fatti perché quando 23 anni fa ti dicevano che l'età media di vita era su, sui 10 anni, oggi grazie... A tutto l'impegno della ricerca siamo arrivati ad un'età media di vita sui 40 anni, quindi è quello che ci fa ben sperare. Siamo pure in attesa che vengano approvati dei farmaci che in un certo modo bloccano la malattia, però ancora è per un minimo numero, ristretto tratta di mutazione. Certo. In Sicilia dove si curano questi ragazzi, e qui, e qui mi riallaccio perché Giacomo diceva, e il papà di Giacomo diceva, Gianni, Gianni diceva dobbiamo andare a Palermo. I, I centri di cura della fibrosicistica sono tre in Sicilia. Uno è a Palermo, il centro regionale, un altro centro è a Messina, e un altro centro è a Catania. Quindi è chiaro che, per esempio, nel caso mio da Vittoria, mia figlia si cura a Messina noi ci spostiamo periodicamente a Messina e quindi è un, un, un dispendio e a volte le famiglie nel caso di Gianni non riescono a sobbarcare ciò che tutta la malattia comporta In pratica la famiglia di Gianni Fidone in 24 anni ha consumato quello che una normale famiglia risparmia mette da parte sì. eh, la lotta sì, è, è, è proprio così perché io faccio l'esempio nel mio caso perché lo vivo, noi, noi mediamente ogni mese andiamo a Messina, considerate 220 km all'andata, 220 km al ritorno sono 400 km a volte ogni Partendo mese. da, da Vittoria. Ecco. Da Vittoria, lui da Cicla a Palermo saranno qualche cosa di più. Certo. Quindi moltiplicate questi chilometri per tutti gli anni, per tutti i mesi, per tutti i ricoveri e, e si è attivato al punto che lui o, o onestamente e con grande umiltà ha chiesto aiuto a tutti ed è il nostro dovere di dare una mano a Giacomo. Io per esempio nel caso mio ho ricevuto una sera il messaggio vocale di Giacomo a cui io voglio un mondo di bene. Che lo conosco da quando era piccolissimo, mi manda un messaggio vocale: dice, Mi puoi dare una mano, ho bisogno di aiuto economico. Mi sono attivato anche io nel mondo di tutti i miei contatti. Per quanto riguarda tutte le famiglie impegnate nella lotta alla fibrosicistica, è veramente stato un dam dam, un passaparola che ha fatto crescere questa raccolta fondi. Dico anche ringrazio anche le istituzioni, perché noi le persone che hanno la fibrosicistica sono tutelati da una legge nazionale che è la legge 548 del 93, che, che ci tutela in tutti i nostri diritti, sia di cure che di Fabbisogno. Eh, qual è la situazione, senza magari allargarsi in tutta la Sicilia? Qual è la situazione? che si registra a proposito di malattia eh, nelle province di Ragusa e Siracusa, visto che tu hai contezza... Eh, allora, in, due... in Italia le persone censite, perché bisogna anche dire che tutti non, si, non lo dicono, non si mettono a far sapere, però le persone censite di fibrosicistica in Italia si girano sui 7.000-8.000. In, in Sicilia si aggirano sui 500, nella provincia di Ragusa sui 22-23 persone. Ok, ok, per il momento può bastare così, poi ancora torneremo da lei, eh, la lota. E, ah, una cosa, mm. e poi vado dalle istituzioni, dal vice sindaco eh, Caterina Riccotti. Le istituzioni eh, nella ricerca danno un proprio contributo, cosa fanno? Allora bisogna, è sempre il ruolo importante quello che fa il, il volontario sì. che nel caso di ogni comune, di ogni ente, di ogni regione va a chiedere il sostegno e a volte ci sono grandi comuni abbastanza con grande sensibilità che a noi ci danno una grande... Mano, io, io nel caso mio in provincia di Ragusa, da tutti i miei eventi che ho organizzato a sostegno della ricerca, anche mi, mi ricordo negli anni 2007-2008 abbiamo organizzato eventi anche a Scicli abbiamo avuto anche l'aiuto e il sostegno delle istituzioni di Cigli come Ragusa, come Vittoria, come Comiso. Diciamo che le istituzioni se sono sensibilizzate rispondono bene. Poi il mondo scolastico è il mondo più attivo. Veramente i bambini più piccoli sono, più grande solidarietà hanno. E questo certamente è importante, è importante sentire queste cose eh, stasera qui anche in questa sede, in questa trasmissione. Eh, Vice Sindaco, lei diceva prima, eh, il Comune è impegnato nel dare una mano per quello che è possibile fare nella, nella ricerca. La conferma... Uh, ce l'ha data senza indirettamente Daniele Lalota stasera, uh, vice sindaco. In generale comunque abbiamo sempre sperimentato di unire eh, al di là di quello che appunto istituzionalmente si può fare per supportare ma più che altro come, come servizio da un punto di vista economico nei singoli casi, ma questo è, è diverso, questo è un, un doppio binario, quello di supportare economicamente la ricerca e quindi sensibilizzare. La, la cittadinanza, la comunità su, su questo tema e l'importanza della ricerca. Per questo abbiamo sempre abbinato gli eventi ecoculturali, soprattutto durante la stagione estiva o comunque gli eventi di più grande richiamo con appunto, una sorta di campagna e quindi la possibilità in quelle sedi di poter comunque fare delle, delle offerte. Lo abbiamo fatto spesso con l'Aido che appunto... Molto importante proprio per, per quello che avete detto, anche sensibilizzare poi alla donazione della, eh, degli organi. Quindi eh, devo dire che sono molto contenta che da un anno, un po' più di un anno, eh, anche c'è l'Aido, la sezione di Cicli. Con cui appunto in diversi eventi. Ricordo il concerto di Mario Incudi, solo per fare sì, un esempio, esempio. c'era proprio una, un piccolo presidio, anche proprio per sensibilizzare, ripeto, su, su questi temi. Quindi, da questo punto di vista penso che che è importante fare questa rete, questo lavoro insieme. Eh, la Lota è stato bravo in pochi minuti a sintetizzare eh, tutta la questione, no? si è soffermato sulla malattia, certo che eh, ha detto delle cose davvero a tratti eh, no, drammatiche, cioè, eh, perché è una malattia che davvero eh, come dire, impegna la famiglia sotto tutti i punti di vista, eh, Vice Sindaco. Sì, ma... Colpito come del resto anche. mutavo che seguiva con particolare interesse. Sì, anche la testimonianza comunque di Giacomo, la chiacchierata che ho fatto anche con, con Gianni, con il signor Gianni, col papà di Giacomo perché eh, si capisce che quando senti dire che appunto allo Stato non c'è cura, da una parte l'importanza ribadisco della ricerca scientifica e eh, quindi anche la sensibilizzazione al di là delle leggi che già ci sono. Che più che altro però tutelano i singoli. L'importanza comunque, e speriamo in, in questo piano di, di resilienza, insomma ora post-Covid, che ci siano appunto degli aiuti adeguati alla ricerca scientifica. Eh, però mia, mi, mi colpisce sempre il tramutare l'impegno di, di un genitore. Eh, mi ha colpito le sue parole che ha detto: nel passato, nel presente e nel futuro, e nel futuro è solo attraverso la ricerca scientifica. Quindi è tramutare l'impegno e anche la, 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 la sofferenza in appunto impegno per gli altri, per tutti, perché poi la ricerca appunto è per tutti. E quindi, insomma, vi ringrazio per questa testimonianza perché mi sta lasciando dentro. Insomma, un senso in più, soprattutto quando ti trovi anche pro tempore ad avere dei ruoli come quello che in questo momento sto rivestendo, è importante che il significato sia l'impegno per tutti, per le nuove generazioni e veramente per, per ogni singolo cittadino e cittadina. E queste malattie che, che colpiscono alla nascita, quindi che proprio accompagnano anche nella crescita, che ancora ci sono delle sperimentazioni e che quindi veramente si naviga anche a vista però riempie ripeto di significato questo volersi proiettare nel, nel futuro e impegnarsi anche quello che lei ha fatto se mi posso permettere per suo figlio in realtà lo sta facendo per tanti perché sta accendendo un riflettore su una malattia cui ancora ribadisco non c'è cura e però insomma tante, anche credo molto nel mutuo nel mutuo aiuto di chi vive chi vive la, la stessa situazione è una cosa che secondo me è, è di fondamentale importanza e sensibilizza anche appunto le istituzioni a fare la propria parte, come è doveroso che, che, che sia. Oh, poi la parte conclusiva la dedicheremo al vice sindaco perché nei giorni scorsi si è parlato di un caso e il caso di Evelyn Agosta, quella signora, quella ragazza, ragazza. Quella ragazza che ha chiesto insomma, di essere aiutata. Questa magari la metteremo proprio in coda alla trasmissione. Io volevo eh, dare ulteriori contributi all'argomento della serata. Eh, poi invitando Daniele Lalota a eh, parlare un po' di quello che sarà l'impegno eh, futuro, cioè eh, immediato e futuro, perché si possa, eh, come dire, sempre parlare no? di ricerca, eh, di, di, di altre iniziative importanti per sempre sensibilizzare l'opinione pubblica. Intanto, io approfitto della presenza di. Gianni Fidone in studio per chiedere notizie sullo stato di salute, no? perché abbiamo saputo che nei giorni scorsi c'è stato un altro intervento del figlio Giacomo. Eh, come siete organizzati? La moglie è eh, lì accanto a Giacomo a Palermo e lei, insomma, cerca un po' di tirare la carretta avanti, perché nonostante tutte le difficoltà ci deve essere qualcuno ed è lei che deve tirare la carretta, eh, eh, Gianni Fidone. Sì, Giacomo due giorni fa ha subito il quarto intervento, sarebbe il penultimo, eh, praticamente è stato chiuso un, uh, un il microfono. È stata, un è stata chiusa un'astomia, è stata chiusa. Certo al momento è sofferente, c'è mia moglie, da due mesi mia moglie è a Palermo, quindi il disagio di una famiglia sbandata a destra, a sinistra, anche perché abbiamo un altro figlio. Ehm, All'incirca passeranno altri 15-20 giorni, il tempo di farlo riprendere fisicamente, e ci sarà l'ultimo intervento per chiudere l'altra la, stomia sul lato destro. Sì. Si spera che sia l'ultimo e che abbiamo finito, e poi si deve solo riprendere. Spero solo in questo, che sia finita. Bene, 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 lo speriamo davvero tutti. Eh... Daniele Lalota, siamo piano piano, ci avviamo verso la conclusione, sul web bisogna correre perché eh, bisogna stare poco, ma essere, eh, appunto, bisogna essere incisivi, bisogna dare più contenuti possibili in poco tempo. La lota, cosa possiamo Allora, dire? le basi perché si deve sostenere la ricerca sono quattro punti, ed è la conoscenza, la sensibilizzazione, l'informazione e la raccolta fondi. Oggi io, grazie a, a, per l'invito che mi avete dato, già ho, ho sensibilizzato con l'assessore che già a fine trasmissione ci scambieremo i numeri perché per le prossime campagne è importante che vado anche a bussare la porta del comune di Sicili nuovamente. Allora, quando io ho iniziato la mia attività conoscevo questi ragazzini piccoli, neonati. Ora li vedo più grandi di me, ma per me sono sempre bambini, sono sempre figli miei. Lei, lotta... tut... Lei ha speso tutta la vita, insomma, mi pare 23 di capire... anni e 20, eh, organizzare convegni, conferenze, raccoltafondi, campagne sia natalizie e pasquale. Doppure do la l'impegno anche perché si deve combattere sia per pensare al futuro per la ricerca ma si deve combattere anche per migliorare la qualità di vita dei nostri figli presso il centro di cura per esempio a volte io organizzo le attività di raccolta perché i nostri figli essendo che la permanenza a volte per il ricovero di 20 giorni di 15 giorni dobbiamo dare il massimo comfort presso la struttura dove a volte noi ci impegniamo anche a comprare, faccio un esempio: il frigorifero per ogni stanza o la tv o la rete della connessione a, ad internet, tutto per migliorare la qualità di vita. Gli impegni futuri è combattere, combattere, combattere. Beh, grazie, grazie. Per il momento vi chiedo solo di pazientare qualche minuto prima dei saluti conclusivi. Dalla regia mi dicono che fanno apparire costantemente un numero IBAN della famiglia Fidone, poi c'è anche l'altro sistema per poter appunto effettuare la donazione. Vice sindaco Riccotti, proprio un codino alla trasmissione, cioè stacchiamo dalla trasmissione che abbiamo diciamo, appena chiuso. C'è un caso, quello di Evelyn Agosta. Questa ragazza ha chiesto aiuto al comune. Fa tutto lei in un minuto, un minuto e mezzo. Riusciamo a far capire di cosa ha bisogno questa ragazza e che cosa sta facendo il comune per aiutarla. Prego. Sì, questa ragazza ha contattato, in realtà non ha formalizzato ancora la richiesta perché ha bisogno di un trasporto. Ehm, perché, Questa appunto, ragazza è affetta, affetta da sclerosi multipla? Sì, esattamente, quindi in questo senso eh, gli è stato detto, dato che noi abbiamo tanti servizi che stanno partendo, anche un potenziamento dei servizi già previsti nel piano di zona, eh, in cui abbiamo fortemente voluto appunto, anche il trasporto, quindi tutte quelle azioni appunto, che rispondessero ai bisogni reali e concreti, della cittadinanza eh, abbiamo avuto qualche problema nel trasferimento delle somme ciò nonostante non è stato detto siccome stiamo aspettando e questo però da una parte eh, mi è servito infatti è stato detto combattere 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 a volte ti trovi a combattere anche per quelli che sono dei semplici diritti soprattutto quando ci sono degli ambiti distrettuali per cui c'è un comune capofila che poi deve trasferire sì. le somme ai singoli comuni a volte non sempre è facile quando ecco lavorare, lavorare insieme, eh, ahimè, e quindi ehm, mi ha aiutato perché si è acceso il riflettore, eh, sono stati sentiti insomma, soprattutto una testata giornalistica, ha fatto diverse interviste anche agli altri assessori del distretto che hanno come me confermato che noi siamo pronti anche col potenziamento veramente di tanti servizi, anche alla luce di quello che abbiamo vissuto col Covid, quindi tanti anche nuovi bisogni, quindi abbiamo progettato tutto, abbiamo fatto l'avviso di accreditamento, tra l'altro ribadisco se può servire sollecitare anche che stiamo attendendo l'avviso sulla disabilità grave che è distrettuale per il bando di accreditamento. I comuni singoli hanno fatto già tutto, quindi sono gli elenchi lì al distretto capofila, quindi al comune di Modica. È una cosa su cui l'amministrazione, io in prima persona, in quanto la delega, ma l'amministrazione tutta, anche il sindaco, ci spendiamo quotidianamente anche nel sollecitare. In ogni caso voglio rassicurare che non è stato detto, anche se a giorni arriveranno le somme, ribadisco che siamo pronti a partire, non è stato detto no, no, niente, è stato detto ti richiamiamo noi, ci organizziamo perché noi abbiamo anche dei servizi di trasporto come il PMG. Che appunto, è la mobilità garantita, quindi, abbiamo comunque delle cose che nelle more sì. di avere il servizio anche di assistenza, potenziamento di assistenza domiciliare. Comunque, nelle more facciamo un progetto individualizzato per venire incontro alle esigenze della nostra concittadina. Bene, bene. Eh, grazie, grazie ai nostri ospiti. Eh, parto da, dal centro, dal papà di Giacomo Gianni Fidone. Grazie per essere stato grazie stasera con noi. Grazie anche a Daniele eh, Lalota, eh, delegato responsabile Fondazione eh, Ricerca Fibrosi Cistica per le province di Ragusa e Siracusa. Grazie al vice sindaco, assessore ai servizi sociali del comune di Scicli, Caterina Recotti. Noi torneremo venerdì prossimo con un nuovo argomento. E che dire ancora? Una buona serata. Grazie.